Poniamo il caso che voglia fare un foro passante in un oggetto. L'oggetto in questione è questo, che è questo dado, diciamo, e l'altro oggetto che mi servirà per fare il foro passante è questo cilindretto. Il cilindretto l'ho preso su Mesh Mix e ho trascinato qua sullo schermo questo, poi l'ho dimensionato, ok? Vedete, mi si è aperto così, ora lo cancello, ma l'ho dimensionato fino a che mi serviva, ok? 5 mm, un forellino di 5 mm passante da, da una parte all'altra. Io devo quindi sottrarre questo cilindro a questo oggetto. Come faccio? Lo inserisco, lo seleziono, vado su Edit, vado su Trasforma e lo sposto subito, ok? Lo sposto proprio dove c'è, dove voglio che sia, ok? Lo tiro un po' su e lo allungo il più possibile in modo che passi da un punto all'altro. Accetto le modifiche, abbiamo file numero 1, file numero 2. Ok? Voglio fare un foro, ok? Voglio che questa parte qua venga sottratta a quest'altra cosa. Quindi clicco su un oggetto, poi tenendo premuto maiuscolo, clicco anche sull'altro e mi si apre una casella in Edit, mi si modificano i parametri e una delle cose è differenza booleana. Clicco, non uscirà corretta, ok, vedete? Non è uscito il foro passante perché? Questo è uno dei problemi, uno scoglio quando una persona si avvicina a Mesh Mixer, ci prova. Succede questo e magari lascia perdere, quindi cancel, ok? E come mai è uscito l'errore? Perché ho selezionato prima il tondino e poi il dado, quindi mi si è sottratto il dado al tondino. Quindi la procedura corretta è cliccare sul file, prima di tutto, vedete? Clicco sul dado, che è quello che voglio tenere, e tenendo premuto maiuscolo, clicco sul tondino, che è quello che voglio sottrarre, differenza booleana. Clicco. E mi si genererà un buchino passante, vedete? Questo è molto utile per applicare modifiche veloci. Alla prossima!